Ciao, ciao amici, ciao, bentornati, bentrovati sul canale, io sono Jessica, benvenuti, bentornati. Allora, oggi sono qui per riproporre ancora un aggiornamento di lettura, ovvero cosa ho letto, cosa sto leggendo e cosa leggerò. Ho visto che è un format, diciamo, una tipologia di video che vi piace, ho ricevuto molti, molti feedback positivi e quindi ho pensato di portarlo avanti. Iniziamo subito perché non vorrei che diventasse, che fosse un video troppo lungo come il book haul, perché ho notato effettivamente che è durato più di mezz'ora, quindi no. Cosa ho letto? Ho terminato proprio oggi Le rane di Moyan, edito Einaudi, prezzo di copertina di 14 euro. E font medio, sono all'incirca 400 pagine, sì, 397 all'incirca. Cosa dire, è stato il mio primo approccio all'autore, quindi è il primo libro che leggo di lui. Mi è piaciuto, sì. L'ho trovato, credevo, allora, le mie aspettative erano molto alte, mettiamola così. Credevo che fosse un cicini più crudo, più duro, ecco. Lo è stato, assolutamente, anche riguardante, anche nei confronti della tematica, ci mancherebbe solo, però credevo fosse più duro. Su Goodreads ho dato 4 stelle su 5, che in realtà sarebbero 4 e mezzo, perché mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Di Moyan voglio recuperare, se non tutta, quasi la sua bibliografia, perché mi piace tantissimo la letteratura cinese, ci sto entrando a piccoli passi. Ecco, di cosa tratta Le rane? Siamo negli anni 60, in Cina. La protagonista è una ostetrica, ginecologa, della quale noi percorreremo tutta la sua vita, anche se vedremo alla fine che lei è ancora in vita, non è che morirà, cioè non vi sto spoilerando nulla, è tutta la vita, diciamo, di questa ostetrica, di questa ginecologa, molto famosa in una parte appunto a Gaoni, che è un piccolo paesino della Cina, Wangxin, ecco, non mi ricordavo bene il nome della nostra protagonista, che in realtà noi diciamo che scopriremo qualcosa di lei tramite, ci viene raccontata praticamente la sua vita dal nipote, che è un drammaturgo cinese, ovviamente. Cosa accade? Accade che lei è famosissima, Wangxin, è famosissima per aver fatto nascere tanti bambini. Solo che il partito, lei fa parte, poi successivamente farà anche parte del Partito Comunista. Il partito cosa accade? Accade che, come tutti sappiamo, in quegli anni lì, della Cina, perlomeno io so di questa cosa, perché comunque penso che tutti più o meno l'abbiamo studiato, del controllo delle nascite. Il partito decide che bisogna stare attenti praticamente con le nascite, non più di un figlio a famiglia. Quindi cosa vediamo noi? Vediamo che Wangxin si trova costretta, tra virgolette, ad accettare, è l'unica che deve interrompere praticamente le nascite, che ha il controllo praticamente sulle nascite. Quindi cosa vediamo noi? Vediamo delle donne povere, costrette, poverine, perché è una cosa terribile. Se rimangono, innanzitutto all'inizio agli uomini viene fatta la vasettomia. Quindi subiscono degli interventi anche abbastanza pesanti per l'epoca. Però successivamente alle donne viene proprio vietato il concepimento. Quindi è abbastanza duro, perché le donne che resteranno gravide, resteranno in
rimarranno in dolce attesa, diciamo, mettiamola così, saranno costrette chi a scappare e chi, appunto per non essere costrette ad abortire, a perdere il bambino, verranno anche inseguite, costrette a scappare, a fuggire, e quelle che verranno purtroppo prese saranno costrette appunto ad abortire sotto torture veramente atroci, terribili. E non vi dico altro. La scrittura, quello che mi interessa di più dire su questo testo è la scrittura, perché è quello che mi interessava di più, perché non conoscendo l'autore volevo sapere, volevo approcciarmi alla sua prosa, al suo stile di scrittura. Fantastica, bellissima, molto fluida, molto scorrevole, veramente vi viene incollata le pagine. Quindi non c'è del realismo magico, perché c'è stata una ragazza che mi ha detto, su più di una ragazza in realtà, su Instagram, che era un po' spaventata, una Erika, ciao Erika, Erika tra le righe, e poi c'è stata anche un'altra ragazza, mi sembra, che mi ha detto che lei è spaventata da Mojang perché usa nei suoi testi il realismo magico, non in tutti, che io sappia, non in tutti i suoi testi. Questo ve lo consiglio. Rapidamente, cosa sto leggendo? Sto leggendo, ma penso che lo terminerò in giornata, siamo sempre in Cina, di Su Tong, Moglie e concubine, un libricino di Feltrinelli di 80 pagine. Io l'ho pagato, mi sembra, sulle 9 euro su eBay, perché è difficile da trovare nei negozi fisici o anche online, è difficilissimo trovare questo testo. Da questo libro è stato tratto, da questo racconto lungo, diciamo così, è un racconto, è stato tratto il film Lanterne Rosse, che io non ho visto, ma ho sicuramente intenzione di vedere, anche perché mi è stato consigliato. Bello, molto malinconico, molto anch'esso molto duro, perché comunque tratta un argomento molto delicato, ma comunque ne avrò sicuramente modo di parlarne. Ma voi, che siete molto più esperti di me, avrete sicuramente visto già il film. Questa ragazzina, 19enne, che si ritrova costretta, veramente costretta, a sposare un uomo molto molto più grande di lei, un uomo ricco. Siamo nella Cina antica, molto antica, ma credo che con alcune cose non mi vorrei sbagliare, forse esistono anche adesso, non lo so. Comunque, vabbè, una Cina molto antica. Appunto, dove lei è stata costretta, dove questa giovane donna, giovane ragazza, è stata costretta dopo la morte del padre, lei ha dovuto interrompere gli studi perché il padre era l'unica persona che la manteneva, e è stata costretta a sposarsi, ripeto, con un uomo molto più grande di lui, ricco, e lei è la quarta moglie di quest'uomo. Terribile, anche perché lei comunque si ritrova a convivere con le altre tre mogli, che non sono delle sante. Perché Lanterne Rosse? Perché ogni sera l'uomo, il marito, diciamo, questo riccone, lasciava davanti alla camera della donna con la quale voleva passare la notte una lanterna rossa. Agghiacciante veramente, ma sono a 30 pagine, me ne mancano poche, penso proprio in giornata di terminarlo. Nel frattempo sto leggendo anche, ma veramente a piccoli passi, già vedrete qualche post-it, l'ho fatto vedere su Instagram, l'acquisto proprio ieri, è edito Adelphi, La gioia di scrivere di Zyń Boska, una scrittrice poetessa polacca. Come vedete già ho messo qualche post-it, perché ci sono delle poesie veramente meravigliose. Ve ne parlerò, perché ho intenzione proprio di parlarne. Forse voi non sapete il mio amore, la mia passione per la poesia. Diciamo che l'ho un po' abbandonata in questi ultimi anni, ma vorrò sicuramente recuperare. Tant'è che sto aspettando un altro libro di poesie, ma ve ne parlerò poi. Zyń Boska è un'autrice polacca che, dopo aver vinto, credo, il Nobel anni fa, è stata rivalutata.
proprio nel 2009, credo. È stata molto rivalutata, riapprezzata e scoperta. Se ne parla un po' di più, ecco. Assolutamente ve ne voglio parlare più in là. Cosa leggerò? Leggerò un libro che da un lato mi è stato consigliato, dall'altro no. Ora capirete subito il perché. Di Isabella Santa Croce, Zoo, non so se si vede bene la copertina. Allora, io questo ho pagato 4 euro, quindi male che vada ho buttato via 4 euro. Dico perché ho buttato via 4 euro? Perché mi è stato detto che la Santa Croce ha uno stile molto crudo, volgare, duro, violento, ma dovete sapere che a me, a meno che non è un volgare troppo forte, troppo spinto, oppure ci sono scene di sesso esplicite, non contestualizzate, eccetera, a me non fa paura un testo. Conosco lo stile della Santa Croce, non è che mi spaventa più di tanto, ma sono curiosissima, quindi volevo aspettare a leggerlo, ma dato che su Instagram ho ricevuto commenti negativi su questo testo, no, dico, sono troppo curiosa, quindi voglio leggerlo, tanto è veramente un libricino sottilissimo, credo che impiegherò una giornata a leggerlo, anche perché è scritto abbastanza grande, quindi questo sarà quello che leggerò. Nulla, il video è terminato, spero di avervi tenuto un pochino di compagnia e che sia anche durato poco. Fatemi sapere le vostre letture. Consigliatemi qualche altro autore cinese perché ormai sono nel mood, quindi non ti consiglio, ben accetto. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima.